Buona lezione di Pilates, lezione di Pilates a corpo libero, mirata per i fianchi, esercizi per gli addominali. Partiamo, gambe divaricate, aperte contro le spalle, attiviamo subito l'addome e spingiamo bene la colonna verso l'alto. Portiamo le spalle in asse, sentiamo le scapole che si avvicinano e lasciamo le braccia rilassate lungo il corpo. Il mento sollevato e lo sguardo dritto davanti a te. Ora inizia di qui con solo dei bei respiri. Inspira, profondo e ampio, aria dentro dal naso e soffio fuori con l'aria profonda dalla bocca. Continua con solo dei bei respiri, approfittando di questi respiri per rilassare la mente, per staccarla da tutte le tensioni, le corse, le preoccupazioni della giornata. Prova a concentrarti esclusivamente sulle tue lezioni. Provare a vedere sempre più profondo il tuo respiro, sia quando espiri, espandendo bene il torace, che quando espiri, contraendo leggermente l'addome. Fallo ancora per tre, respiri. Fallo ancora per due, respiri. Lascia scivolare dentro la testa fino a dove si può spostare, orecchia a sinistra, spalla a sinistra e poi porta giù il mento verso lo sterno. Tirate bene le spalle, vicino alle scapole, cambia, orecchia a sinistra, spalla a sinistra, scivola indietro con la testa fino a dove senza spostare, palla a destra e fuori giù. Torna e solleva il mento. Tieni le spalle aperte, tieni le scapole vicine, inspira, soffio nell'aria, ruota dal destro, lo sguardo verso destra, accompagna bene indietro la spalla sinistra. Inspira, espira ancora. Inspira, espira, ruota dal destro, lo sguardo verso sinistra, porta indietro la spalla destra e poi ritorna. Inspira, soffio nell'aria, porta verso dentro la testa e poi ritorna. Inspira, espirando, porta giù il mento verso l'esterno e poi ritorna. Poi inspira, espirando, avvicina l'orecchio destro verso la spalla destra e ritorna al centro e poi cambia dall'altra parte e ritorna al centro. Ora sposta l'attenzione sulle spalle, circonduzioni con le spalle senza dare sbalzi alla schiena. Tieni forte l'addome e poi cambia anche dall'altra parte. Appoggia leggermente le mani ai fianchi, piega leggermente le gambe e riprendi la sedia dal centro. La colonna verso l'alto, le spalle aperte, le scapole vicine, il mento sollevato, le braccia leggere. Accompagna il movimento senza sforzarlo, il movimento più naturale possibile. Ora con il bacino disegna dei cerchi. Anche qui non usare la schiena e le gambe per spingere, per ampliare il movimento. E anche dall'altra parte. Benissimo, andiamo ai piedi e solleviamo il tallone destro, ci contorsioniamo con la caviglia senza collassare sul fianco della gamba destra. Stesso piede dall'altra parte. Appoggia e cambia. Non collassare sul fianco della gamba destra. E fa scivolare le braccia dentro il corpo, apri le spalle, avvicina le scapole, su con il
inspira, espirando curva prima la colonna cervicale, flettendo il mento verso l'esterno. Poi scava indietro l'addome e snocciola la colonna vertebra dopo vertebra, su verso sotto, porta giù le braccia, avvicina le manopiene senza preoccuparti di toccarli, senza sforzare il movimento e senza palleggiare il colpo. Lascia le braccia continuare, lascia lo sguardo verso le ginocchia e la testa pesante verso il tappeto. Spingi bene la parte bassa della schiena su verso il soffitto. Rimani lì per 3 bei respiri. Ora inspira, soffio dell'aria, srotola la colonna, vertebra dopo vertebra, sollevo fino alla parte più bassa della schiena. La parte più centrale, la punta delle scapole, le scapole, il collo e ultima salire il mento. Apri bene le spalle, avvicina le scapole, inspira, espira, mento verso l'esterno e con movimento fluido senza spigoli, molto giù e avvicina le mani ai piedi senza preoccuparmi di toccare. Ora incrocio le gambe, gamba destra davanti alla sinistra, cercando di mantenere i piedi ben appoggiati, cercando di non perdere la posizione del bacino che rimane fermo al centro, quindi spingo indietro col fianco destro. Le braccia sono distese verso il basso, anche le dita delle mani, le spalle sono aperte. I piedi schiacciano bene giù verso il tappeto. L'addome è attivo, la colonna spinge verso l'alto, spalle aperte su con me. Inspira. Al soffio dell'aria vado ad allungare bene il fianco destro, flettendo il busto verso sinistra. Sollevo il braccio destro verso il soffitto. Dita delle mani sinistra tirano verso il tappeto, destra tirano verso il soffitto. Sento allungare bene il fianco. Immagina che qualcuno ti prenda dal fianco e ti tiri verso il tappeto e qualcuno ti prenda dal fianco e ti tiri su verso il soffitto. Quindi il fianco si allunga, si allunga, si allunga. Senza perdere l'equilibrio, senza perdere l'appoggio della pianta dei piedi sul tappeto, inspira e poi espirando ritorna. Uguale dall'altra parte, inspira, espira, solleva, inspira, espira, ritorna, inspira, espira, allunga, 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 allunga bene, inspira, espira. Inspira, allunga, movimento lento, vai fin dove arrivi, inspira ed espirando ritorna. Sciogli le gambe e cambia l'incrocio. Gamba sinistra, incrocio sulla gamba destra, appoggio bene la pianta dei piedi, non ruoto col busto e col bacino, bacino fermo al centro, spalle in asse, giù le braccia, distese anche le dita delle mani, glutei attivi. Inspira, espira, allungo, fletto il busto, verso destra, allungo bene il fianco sinistro, sento proprio la spinta del fianco che cresce, verso l'alto e scende, verso la gamba e ritorna, inspira, piccolo dall'altra parte, fuori l'aria. Ricordati che la spinta è sempre verso l'alto e se molli l'addome e i glutei, inizia a barcollare, inspira ed espira, più grande, espira, spingi prima verso l'alto, stringi i glutei, stringi bene una gamba verso l'altra, porta le braccia e le spalle in asse, distendi le dita delle mani, dai un senso al movimento e ritorna, inspira, espira, allunga, inspira, espira, ritorna, ultimi due. Prendi bene aria dentro dal naso, non collassare in avanti, non perdere la concentrazione sull'addome, bello attivo, al soffio dell'aria, fletto, fuori l'aria,
inspira, espira, ritorna dall'altra parte, fuori l'aria e ritorna, scegli le gambe, benissimo, ruota la punta dei piedi verso l'esterno, piega leggermente le gambe, il bacino ferma al centro, stesso esercizio, addome attivo, colonna spinge verso l'alto, spalle in asse, braccia aperte, inspira, espirando flette il polso verso destra, con le dita delle mani cerca di andare al di sotto del ginocchio, attenzione a non ruotare verso avanti, più facile il movimento, inspira ed espirando ritorna, inspira, cambia dall'altra parte, il bacino rimane fermo al centro, inspira ed espirando ritorna. Non far scivolare i glutei verso dietro, cerca di rimanere il più possibile in retroversione del bacino, come se volessi appiattire il più possibile la vasta schiena. Espira, immagina di avere due ventagli, quello sul fianco destro ora si sta chiudendo, quello sul fianco sinistro si sta aprendo il più possibile. E ritorna, inspira, espira, scendi. Cerchiamo qualcosa di più, inspira. Solleva le braccia, vai a disegnare una bella linea, parte dalla mano sinistra, il polso, il gomito, la spalla, l'altro gomito, l'altra mano e ritorna. Non scivolare in avanti, stringi con i glutei, chiudi con l'addome, allunga e ritorna. Ancora due, allunga e ritorna. Ancora uno, allunga e ritorna. Bene, sciogli un attimo le gambe. Ora pieghiamo le gambe, andiamo giù e ci sediamo. Appoggiamo le mani, poi spostiamo l'appoggio delle mani e lentamente appoggiamo i glutei per non perdere tutto quello che si fa negli esercizi prima. Le transizioni sono sempre lente ed accompagnate. Gambe unite, mani sulle gambe, gomiti aperti, spalle aperte sul pavimento, inspiro, allungo. Espirando, scavo dentro l'addome, curvo la colonna, sposto il peso del corpo sopra gli ischi, sento il codice che si appoggia, appoggio giù. Inspira, ed espira. Ancora due, inspira. Ed espira. Ancora uno, inspira ed espira. Senti proprio il peso del tuo corpo che scivola sopra gli ischi, sento il codice che si appoggia, arrotondo la schiena, porto giù il mento, giù i gomiti, giù le spalle. Ora inspira e stendi in avanti le braccia. Fuori l'aria, rimani. Inspira di lì, espirando, solleva, porta le gambe in tabletop. Inspira, espira, appoggia, inspira, ed espirando ritorna. Apri le spalle, avvicina le scapole, inspira, soffio dell'aria, scivola indietro, petto in fuori, spalle aperte sulle dita delle mani. Prima inspira, poi usa l'espirazione, porta le gambe in tabletop. Inspira, espira, appoggia, inspira, espira, ritorna. Ancora, inspira, al soffio dell'aria, scivolo verso il dietro, chiudo l'addome, petto in fuori, spalle aperte, per il respiro, al soffio dell'aria, sollevo le gambe. Prima inspiro, al soffio dell'aria, appoggia, prima inspiro, al soffio dell'aria, salto, ancora uno, fuori l'aria, prima inspiro, fuori l'aria, prima inspiro, appoggio, inspiro, benissimo. Ora distendiamo verso l'esterno senza cercare troppo ampiezza la gamba destra e pieghiamo invece la gamba sinistra cercando di appoggiare la pianta del piede sulla gamba. Non importa dare troppo ampiezza, anche se la gamba è aperta leggermente in diagonale e non ha troppo ampiezza, non è importante. Curiamo invece la postura. Il piede è a martello, quindi il tallone spinge bene in avanti, vado a percepire quella spinta sul polpaccio. Sento gli ischi appoggiati, non i glutei spiaccicati, quindi attivo l'addome, sposto il peso del corpo anche verso l'alto, apro le braccia, appoggio la mano destra sulla gamba,
apro il braccio sinistro verso l'esterno, inspira. Ora, non collassare sul fianco, l'esercizio non è questo. Il fianco destro è vero che si flette, ma prima di tutto si allunga e poi si flette. Il fianco destro e sinistro, scusate, invece si allunga senza sollevare il gluteo sinistro dal tappeto. Vado giù fin dove arrivo, sento sempre quell'allungamento sulla fascia lombare e sul fianco. Attenzione a non ruotare in avanti, attenzione a non far cadere pesante la testa e poi ritorno. Lo facciamo insieme, spalle in asse sul colmento, glutei, addome, colonna, inspira, soffio dell'aria la mano, scivola, il braccio si solleva, punta del piede, il gluteo rimane incollato, cerco qualcosa di più, inspiro ed espirando ritorno. Inspiro, espiro, ricordati, verso l'alto, e poi fletto, non collasso sul fianco destro, lo pizzico, lui spinge sempre verso l'alto. Inspira ed espirando ritorna. Ancora due. Inspira ed espira. Ancora uno. Disegna un bel arcobaleno. Grande, 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 grande. Incolla bene il gluteo sinistro come se qualcuno ti prendesse proprio per il fianco, ti tirasse verso il basso e poi ritorna. Appoggia un attimo la pianta dei piedi, appoggia le mani sulle caviglie, avvicina i talloni alle pupe, apri bene le ginocchia, non collassare col busto, allunga la colonna verso l'alto, spalle aperte, scapole vicine sul colmento. Inspira, solleva le ginocchia, espira, spingile verso il tappeto. Inspira ed espira, mi raccomando non collassiamo in avanti, eh? Inspira ed espira, ancora uno, rimani qui con resistenza espirando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimani e lascia. Distendi la gamba sinistra verso l'esterno senza dare troppa ampiezza, posiziona subito il piede in flex, tallone in avanti, punta del piede verso di te, scusate. Appoggio il piede destro sulla gamba, appoggio la mano, apro il braccio destro verso l'esterno, spalle in asse, sento le scapole che tirano verso la colonna, mento sollevato, inspira, espira, fletti facendo scivolare la mano sulla gamba, attenzione a non collassare sul fianco sinistro, ti spinge bene verso l'alto, devi sentirlo, un morso qui che ti spinge verso l'alto, inspira ed espirando ritorna, inspira, fianco sinistro ti spinge verso l'alto, allungo e apro bene il ventaglio sul fianco destro, inspiro ed espirando ritorno. Il gluteo destro non si solleva dal tappeto, espira, scivola, allunga indietro con le spalle, su col mento, inspira, espira, ritorna, ancora per una volta, inspira, allunga, allunga, allunga e poi rimani, cerca qualcosa di più. Occhio gluteo destro non si solleva dal tappeto, indietro con le spalle, inspira ed espirando ritorna. Incrocia un attimo le gambe e appoggia le mani davanti, ischi appoggiati, non i glutei sfaldati, inspira, al soffio dell'aria cammina in avanti. Vado giù fin dove arrivo, incollo i glutei sul tappeto, porto indietro le spalle, lo sguardo verso il basso e il mento sollevato dallo sterno. Cerco qualcosa di più, ricordati di portarmi indietro le spalle. Inspira ed espirando ritorna. Spalle aperte, scapoli vicini sul colmento, inspira, espira, cammina in avanti. Glutei incollati, indietro con le spalle, mento sollevato, lo sguardo verso il basso, cerco qualcosa di più. Inspira ed espirando ritorna. Molto bene. Ora ci spostiamo in quadrupedia. Un attimo, andiamo solo a rilassare la bassa schiena, quindi ci portiamo con le mani bene sotto le spalle, mettiamo il mento sollevato dallo sterno, lo sguardo verso il basso, le mani perpendicolari alle spalle con le braccia che le spingono verso l'alto. Attenzione, le spalle si avvicinano tutte e due alla colonna, quindi tirano verso il centro. Spalle aperte, la schiena è bella piatta, non lascio scivolare la pancia verso il tappeto, le ginocchia sono sotto i fianchi, il collo dei piedi appoggiato sul tappeto con i talloni in ginocchio. Di qui retra anteversione del bacino, senza collassare sulle braccia e controllando bene il movimento. Accompagna
mani in movimento con il respiro. Accompagno il movimento con il respiro. Le scapole si avvicinano alla colonna, le spalle aperte. Molto bene. Ora lascio le mani sotto le spalle, appoggio le dita dei piedi, inspiro ed espirando sollevo le ginocchia e vado sui quattro appoggi. Ricordati di disegnare una bella linea, di non far scivolare il piede e la pancia verso il tappeto e neanche di lasciare i glutei verso il soffitto. Le spalle aperte e le scapole che stirano verso una colonna. Rimani lì, 4, 3, 2, 1, inspiro ed espirando mi appoggio. Inspira, al soffio dell'aria, uso il braccio, non collasso sui polsi, sulle ginocchia e rimango. Addome contro la schiena, gli attivi, attenzione. Inspira, al soffio dell'aria, slancio la gamba destra verso l'esterno. Inspiro ed espiro ancora. Inspiro, al soffio dell'aria, slancio la gamba sinistra verso l'esterno, inspiro ed espirando ritorno, inspiro ed espirando scendo. Usa bene l'addome per non dare sbalzi alla schiena, la bassa schiena e il bacino rimangono fermi, immobili. La gamba si solleva verso l'esterno anche di poco, non importa, ma non perdo la postura. Uso bene l'addome, uso bene le braccia, distribuisco bene il peso del corpo sugli appoggi che rimangono sul tappeto. Allunga la colonna, lo facciamo insieme. Mentre sollevate lo sguardo verso il basso, spalle aperte, le scapole che si avvicinano, ginocchia sotto i fianchi, appoggio le dita dei piedi, inspiro, soffio dell'aria, mi sollevo, correggo bene la postura se l'ho persa. Inspiro, soffio dell'aria, slancio della gamba verso l'esterno, inspiro ed espirando ritorno. Inspiro, gamba sinistra verso l'esterno, inspiro ed espirando ritorno. Inspiro ed espirando scendo. Inspiro, espiro, mi sollevo, stringo bene i glutei, chiudo bene l'addome. Prima inspiro, espirando, slancio la gamba verso l'esterno e ritorno. Inspiro. Lancio la gamba verso l'esterno e ritorno, inspiro, espiro, ritorno, inspiro, espiro, sollevo, spalle aperte, scapole vicine, inspira, espira, gamba, e ritorna, inspira, espira, gamba, e ritorna, inspira, espira, scendi, inspira, espira, sali, controlla, scapole vicine alla colonna, mentre sollevato lo sguardo verso basso, vai, slancio, torna, slancio, torna, inspira, espira, scendi, solo più uno, inspira, espira, sali, inspira, espira, slancio, torna, slancio, torna, inspira, espira, scendi, divarica le ginocchia, unisci i talloni, scivola indietro e se puoi appoggi i glutei sui talloni, se non riesci non importa, ma spingi verso i talloni. E comunque scivola in avanti col busto, appoggia il gomito, appoggia la fronte e porta indietro le spalle. Rimani lì. Rimani lì per porti le spalle. Molto bene, andiamo su e ci sediamo un attimo. Ok, disegniamo le gambe in avanti, punta dei piedi verso di te, talloni in avanti, le gambe stringono bene una verso l'altra, abbracciano bene la linea media, ischi appoggiati, addome attivo, porta le braccia in alle spalle, apro bene le spalle, sul commento 4 roll up. Espirando, srotolo la colonna in avanti, le dita delle mani non superano le dita dei piedi, spingo bene indietro con la bassa schiena, tiro bene indietro con le spalle, il mezzo sollevato dallo sterno, inspira ed espirando ritorna, inspira, fuori l'aria,
spalle vicino alle scapole. Inspira, espira. Muovi l'aria, spingi ben indietro la bassa schiena. Inspira e ti spingendo la perna. Ultimo. Il posto elevato, lo sguardo verso il basso, braccia distendenti, le dita delle mani, la bassa schiena che spingo verso il picco. Non far cadere la testa verso le gambe. Inspira e espirando ritorna giù le braccia. Molto bene. Ora ci spostiamo e andiamo a sdraiarci accomodando la schiena sul tappeto usando le braccia. Appoggiamo la testa, cerchiamo di non avere come me che danno fastidio. Ginocchia aperte contro le spalle, punta dei piedi in avanti, braccia distese lungo il corpo, punta delle scapole che scivola verso i glutei. Mani appoggiate sul tappeto, retro anteversile del bacino. Rilassa la parte più bassa della schiena. Ognuno nel suo tempo, ognuno con il suo respiro. Lascio la schiena incollata e sollevo le gambe verso il soffitto. Allungo il collo dei piedi. Stringo bene una gamba verso l'altra, inspiro ed espirando scivolo in avanti con le gambe fin dove arrivo senza sollevare la bassa schiena dal tappeto. Fai qualche pressione con le mani per aiutarti a mantenerti in equilibrio. Inspira ed espirando ritorna e porta i piedi in flex, cioè con la pianta dei piedi parallela tra il soffitto, scusate. Inspira, espirando allunga il collo dei piedi, porta i piedi in poi, porta le gambe in avanti, le gambe continuano a stringere una verso l'altra, scendono fin dove arrivi senza perdere il contatto della bassa schiena sul tappeto. Inspira, porta i piedi in flex e risali. Le gambe sono unite e stringono bene una verso l'altra usando bene l'interno coscia, giù col mento. Inspira, piedi in point, fuori in aria. Inspira, piedi in flex, fuori in aria. Mi raccomando, la schiena rimane spalmata sul tappeto. Inspira, piedi in point, fuori in aria. Inspira, piedi in flex, fuori in aria. Benissimo. Lascia le gambe sollevate. Inspira, piedi in flex, inspira. Espirando, porta leggermente le gambe verso destra senza sollevare il fianco sinistro dal tappeto. Inspira ed espirando ritorna. Inspira, soffitta l'aria, porta leggermente le gambe verso sinistra senza, dall'altra parte, senza sollevare comunque i fianchi dal tappeto. E ritorna. Inspira, appoggiate le gambe verso destra senza sollevare il fianco sinistro. Inspira ed espirando ritorna. Inspira dall'altra parte senza sollevare il fianco destro. Inspira ed espirando ritorna. Ultimi due. Ritorna fuori in aria. Bene, appoggiamo la mano. Mani dietro la nuca, ginocchio aperto contro le spalle. Inspira, soffitta l'aria, solleva la testa, le spalle e se può anche la punta delle scapole dal tappeto, stringendo bene con l'addome senza spingere con le mani, attivando bene l'addome più profondo. La sensazione è sempre quella della goccia di pipì da trattenere. Inspira, poi espirando appoggio la punta delle scapole, le scapole, non appoggiare la testa. Inspira e espira, solleva, mani leggere, gomiti aperti. Inspira e espira, inspira e espira, solleva. Inspira e espira, ritorna. Inspira e espira, solleva. Ancora uno. Ritorna. Molto bene. Appoggia la testa, fronte in al mento, mi raccomando, il mento sempre leggermente verso l'esterno per non andare a sollecitare la colonna cervicale. Distendiamo le braccia lungo il corpo, apriamo bene le spalle, facciamo scivolare la punta delle scapole verso il piede. Solleviamo le gambe verso il soffitto. Partiamo con i piedi in flex. Gambe dei piedi parallela al soffitto, gambe che stringono
verso l'altro, ora inspirando, allungo il collo dei piedi e porto le gambe in avanti fin dove arrivo senza sollevare la bassa schiena dal tappeto. Al soffio dell'aria porto le gambe leggermente verso destra, inspirando riporto le gambe in linea ed espirando risollevo le gambe e porto i piedi in flex. Inspirando, allungo il collo dei piedi, stringo bene una gamba verso l'altra e le faccio scivolare in avanti verso il basso fin dove arrivo senza perdere il contatto della bassa schiena. Al soffio dell'aria sposto le gambe verso sinistra, inspirando ritorno ed espirando riporto i piedi in flex e risollevo le gambe. Schiena spalmata, appiccicata sul tappeto, giù col mento. Insieme nel modo più fluido possibile. Allungo il collo del piede, inspirando, porto in avanti le gambe. Al soffio dell'aria porto le gambe verso destra, senza sollevare la bassa schiena. Inspirando, riporto al centro ed espirando, piedi in flex, riporto sulle gambe. Allungo il collo del piede ed inspirando, porto in avanti e verso il basso le gambe, comprimo la fascia lombare. Al soffio dell'aria sposto le gambe verso sinistra. Riporto le gambe in linea, piedi flex e risalto. Allungo e sposto in avanti, inspiro. Espiro, sposto le gambe verso destra. Inspiro, ritorno al centro, piedi in flex e ritorno. Allungo, inspiro. Verso sinistra, espiro. Ritorno in linea e risalto. Ultimi, scendo, comprimo. Espiro, inspiro e salgo, scendo, inspiro, sposto, torno e salgo. Bravi, abbracci le ginocchia. Benissimo, lentamente ruota pancia in giù, piano. Transizioni lente sono fondamentali passaggi per non rovinare tutto quello che si è fatto fino a quel momento. Uso le braccia, mi muovo lentamente sul mio tappeto e mi sdraio. Appoggio una mano sull'altra, appoggio la fronte sul dorso della mano, apro bene i gomiti, faccio scivolare bene le spalle verso il tappeto. Distendo le gambe, appoggio il collo dei piedi e di qui sarei attraversando il bacino. Accompagna il movimento con il respiro. Sollevo la testa e appoggio l'avambraccio destro e sinistro sul tappeto portando i gomiti sotto le spalle. Tiro bene indietro le spalle, allungo il collo, il mento sollevato, lo sguardo in avanti ma lontano. Quindi non guardo vicino, non guardo in avanti perché vado a sollecitare la colonna cervicale rimane distesa, il mento più o meno un pugno di distanza dallo sterno. Appoggio qui le dita dei piedi. Avvicino bene le scapole verso la colonna, così apro con le spalle. Inspiro, soffio dell'aria, vado in plank frontal. Uso bene l'addome, stringo bene i glutei, non porto su i glutei verso il soffitto, non faccio cadere la pancia verso il tappeto. Retroverso il bacino, inspiro ed espirando. Se mi serve correggo la posizione delle braccia. Inspira, al soffio dell'aria, la retroversione del bacino, avvicino le spalle, le scapole alla colonna, non faccio scivolare la pancia verso il tappeto, la colonna è bene in linea. Inspira ed espirando, ritorna senza collassare. Ancora una normale, inspira, usa l'espirazione, solleva e distribuisce bene il peso del tuo corpo sulle braccia, sulle gambe, usando bene l'addome, attivando bene i glutei. Inspira
ed espirando. Ritorna. Riappoggia una mano sull'altra, riappoggia le fronte sul dorso della mano. Ed è il 30% in bacino. Molto bene. Mi ripreparo per il trazzotto. Gomiti alle spalle, posto qui i gomiti, le mani per le libere, le mani appoggiate sul tappeto, le spalle che tirano indietro, le scapole che si avvicinano un po' dietro. Appoggio le dita dei piedi, ora inspirando mi sollevo. Al soffio dell'aria ruote avvicino il fianco destro verso il pavimento. Inspirando mi riporto in linea. Al soffio dell'aria ruoto il bacino e avvicino il fianco sinistro al tappeto. Ritorno, inspiro ed espirando lentamente senza dare spazi alla schiena, ritorno. Lo facciamo insieme nel modo più fluido possibile. Prepara, inspira, solleva, stringe bene i glutei, espira e ruota, inspira, solleva, espira, ruota, inspira, solleva, espira, scende, inspira, solleva, distribuisci bene il peso del corpo, stringi bene quei glutei, cerca di appiattire la schiena, vai, fuori l'aria, ritorna, vai, fuori l'aria, torna, vai, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, ancora uno, sollena, vai, avvicina, ritorna, avvicina, ritorna e scendi. Ultimissimo. Vai. Sollena. Avvicina. Ritorna. Avvicina. Ritorna e scendi. Benissimo. Allunga il collo dei piedi. Appoggia il petto. Appoggia una mano sull'altra. Appoggia la fronte. Rilassa le braccia. Rilassa l'addome. Rilassa la schiena. Rilassa i piedi, rilassa le gambe, quando ci sei, retro traversino del bacino. Fuori l'aria. Molto bene. Di nuovo molto lentamente. Ritorna pancia in su, piano, usando le braccia, vieni a comodo, accorgo la schiena e la testa, abbraccio le ginocchia, rimango lì, aspetto che mi passi con le giornate questa sera, è abbastanza normale, rilassa le braccia e le spalle, giustamente rompila, testa e sinistra per un leggero massaggio sulla fascia lombare. Appoggiamo un attimo tutti e due i piedi, ginocchia aperte quanto le spalle, punta dei piedi avanti. Apriamo il braccio destro verso l'esterno e lo appoggiamo in linea sul tappeto in linea alla spalla col palmo della mano appoggiato. Appoggiamo la mano sinistra dietro la nuca col gomito ben aperto. Ora distendiamo in avanti la gamba destra in linea senza sollevare la bassa schiena, quindi se mi accorgo che la bassa schiena perde il contatto sul tappeto tengo la gamba più sollevata, il piede in flex, inspiro, soffio dell'aria, sollevo la gamba, sollevo la testa e la spalla sinistra avvicinando la spalla al ginocchio, non il gomito, non fate questo. Non serve toccare il gomito con il ginocchio, il gomito rimane aperto e mantiene la linea della spalla. Inspiro ed espirando ritorno. Appoggio la testa,
porto giù la gamba fin dove arrivo, stringo bene con l'addome, non perdo il contatto della bassa schiena. Inspiro, espiro, sollevo. Inspiro, espiro, ritorno. Inspiro, espiro, sollevo. Inspiro, espiro, ritorno. Inspiro, espiro, sollevo, inspiro. Espiro, ritorno, inspiro. Espiro, sollevo e rimango. Distendo un braccio sinistro, porto le dita delle mani verso le dita del piede. Porto bene indietro la spalla, piccola resistenza espirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rimani e ritorno. Cambia. Braccio sinistro appoggiato a terra, inchina la spalla sinistra, palmo delle mani appoggiato. Mano destra dietro la nuca. Distendo in avanti la gamba sinistra, piedi flex, ginocchio destro ben sollevato e fermo. Inspiro, soffio dell'aria, sollevo senza piegare il gomito verso il ginocchio. E poi ritorno. Inspiro, espiro, salgo. Non spingere con la mano dietro la nuca, nessuna pressione. Espiro, sali. E scendi. Espiro, sali. E scendi ancora due, si va bene la spalla e la scapola. E scendi, ora rimani, distendi, piccoli. 1, 2, 3, 4, 5, sovvolgimento, 6, 7, rimani e ritorna. Abbraccio le ginocchia e porta dal dritto. Giù col mento verso l'esterno, addome la destra e sinistra. Lascia andare il respiro. Mani dentro la nuca, gambe in piedi top e punta dei piedi verso di testa e in avanti, schiena incollata sopra le gambe. Respira 1. Respira 2. Spegni i talloni. 3. Con la bassa schiena. 4. 5, 6, 7, solleva la testa e le spalle, continua su col mento, 1, 2, non spingere con le mani, 3, chiudi bene l'addome, 4, 5, 6, 7, ruota col busto e continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con insistenza spirando. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 2. Appoggi la testa e lascia andare il respiro. Giù col mento, addome la destra e sinistra. Massaggio sulla fascia lombare. Lascia andare il tuo respiro nel modo più naturale e fluido possibile. Ora appoggia prima un piede e poi appoggia l'altro, fai scivolare le gambe in avanti, allunga l'addome, allunga la schiena. Lascia che la schiena si sollevi dal tappeto, rilassa i piedi e le gambe, rilassa le braccia e le spalle e lascia andare bene il tuo respiro. Thank you.
braccio lungo il corpo e appoggi i palmi delle mani. E ora lascia tutto il tuo corpo completamente libero, pesante, abbandonato sul tappeto, lascialo in totale relax. Nessuna fatica. Ricordati solo leggermente giù, non verso l'esterno. Abbraccia le ginocchia, portalo al petto e vai di nuovo a percepire bene il contatto di tutta la tua schiena sul tappeto. Fai una leggera pressione con le mani sulle ginocchia, apri bene i gomiti, giù bene con le spalle, giù con il mento. Soffia e svuota bene fuori l'aria. Poi inspira ed espirando di nuovo, tira bene le ginocchia al petto, comprimi bene la schiena, fuori l'aria. Ancora per due volte, respira, ancora per una volta, espira,
Ora rotola destra e sinistra e vai a creare un leggero massaggio sulla fascia lombare. Piano, accompagniamo il punto con il respiro. Spostati su un fianco, porta bene le ginocchia al petto, portandoti verso l'esterno e guardandoti le ginocchia, metti le braccia e vieni su. E ci sediamo. Ci sediamo con le gambe incrociate, andiamo di nuovo ad attivare bene l'addome, quindi andiamo a percepire di nuovo bene l'appoggio del disco sul tappeto. Appoggiamo bene le mani sulle ginocchia, allunghiamo bene la colonna verso l'alto, apriamo le spalle e poi lentamente facciamo scivolare giù il mento verso lo sterno. Ruotiamo e andiamo con l'orecchio destro verso la spalla destra e poi lentamente facciamo scivolare la testa indietro senza sforzare il movimento, orecchio sinistro, spalla sinistra e poi portiamo giù il mento verso lo sterno e tiriamo indietro le spalle. Cambiamo dall'altra parte, orecchio sinistro, spalla sinistra, indietro con la testa fino, orecchio a destra, spalla destra, poi mettiamo giù verso lo sterno, sollevamo il mento, apriamo bene le spalle, sentiamo le scapole che si avvicinano e ruotiamo la testa e lo sguardo verso destra. Torniamo al centro e cambiamo dall'altra parte. Centro e andiamo indietro. Torna e poi torna verso lo sterno. Giù con le spalle, scapole che tirano una verso l'altra, orecchia spalla. Cambia. Cambia. Al centro le spalle. Dall'altra parte. Ora appoggia le mani, appoggia i piedi, usa le gambe e le braccia per sollevarti, lascia i piedi uniti, lascia giù il busto e lascia lo sguardo verso le ginocchia con la testa pesante verso il tappeto. Inspira e poi espirando lentamente srotola la colonna vertebra dopo vertebra, sollevando prima la parte più bassa della schiena, poi la parte più centrale, poi la punta delle scapole, le spalle, il collo, ultimo a salire il mento. E quando sei su, apri bene le spalle. Anche dall'altra parte. Molto bene. Divarica le gambe e piegale leggermente, spingi sempre con la colonna verso l'alto, tieni le spalle aperte, due bei respiri, su le braccia, giù le spalle e fuori l'aria, ancora una volta, su le braccia, giù le spalle e fuori l'aria e voilà, grazie mille a tutti e buona serata, vi aspetto domani.